Eccoci. Ciao Elisa, eccoci, come stai? Bene, Ciao. Bene, tutto bene. Te? tutto abbastanza in ordine, dai, nonostante questa reclusione forzata ormai da più di un mese, teniamo botta. Tu come la stai vivendo? Ma in realtà il mio stile di vita è rimasto abbastanza uguale prima. Sempre uguale, non uscivi comunque. Ma penso che sia l'abitudine di molti illustratori che hanno magari lo studio a casa, quindi da quel punto di vista non è cambiato molto. Però sì, a livello psicologico devo dire che un po' si sta facendo sentire. Beh, dai, quelle belle passeggiate al parco, sai quei momenti in cui non hai ispirazione, devi uscire fuori di casa e vedere Sì. appunto gente o magari anche soltanto degli alberi, degli uccellini. Assolutamente, sto facendo avanti e indietro nel cortile questi giorni. Ah, bene. Anche perché lo possiamo dire, sei anche in attesa, insomma, di un bambino o un Sì, bambino. tra l'altro, sì, maschio. Senti, allora Elisa, sei la terza ospite di Tumulto Creativo e come sai questo appunto è un podcast che mi sono inventato in questo periodo di quarantena per occupare le mie giornate, no, non è vero, per parlare con tanti creativi diversi e quello che poi mi interessa appunto scoprire con loro. È proprio da come è nato il loro fuoco creativo, io lo chiamo così perché alla fine la creatività è una passione, appunto è una fiamma, no? Che si deve anche alimentare in qualche modo. E quindi un po' la mia prima domanda è sempre come è nata la tua passione per la creatività, il disegno, l'arte in generale, dici. Penso in modo molto naturale da quando ero piccola, però ho focalizzato molto tardi di voler fare l'illustratrice. Ho ascoltato il podcast anche di Massimiliano Di Lauro, che conosco, e anche lui diceva che ha iniziato molto tardi. Penso per mancata cultura rispetto al libro illustrato da parte mia, quindi ho capito tardi che poteva diventare un lavoro. Però verso il disegno e l'arte da sempre. Ho fatto un liceo scientifico con grande pena, devo dire. Beh, dai, per chi ama disegnare il liceo scientifico, scommetto che a matematica avevi qualche problema, o forse eri bravissima, non lo so. Qualche problemino, Ah, ecco, diciamo. Ce come la siamo tutti. Io cavata alla grande rispetto a quello che in realtà ero, però non mi sarei mai proprio. immaginato di fare lo scientifico, ad esempio, cioè io ho fatto l'artistico, ma perché proprio non avevo idea, cioè non prendevo nemmeno in considerazione gli altri licei. Lo so, ma ho assecondato un po' il volere dei miei genitori, però poi quando ho dovuto scegliere l'università proprio non c'è stata. Ma almeno adesso si sono ricreduti i tuoi genitori? Sì, Ah. adesso hanno capito anche cosa faccio. Sì, assolutamente. Vabbè, quello è un problema un po' per tutti comunque far capire la propria professione ai genitori, che proprio non... C'è mia madre, la chiamo la commercialista, perché ogni volta mi dice: ma quel lavoro che hai fatto, ma ti pagano? Beh, sì, c'è un lavoro. Eh beh, mia mamma lavorava all'ufficio delle imposte, quindi Ah, le tasse, aia. giusto per dire la differenza di concezione del mondo, quindi. Bene, allora dopo parleremo anche di partite IVA, se vuoi. Un argomento felice. Bene, bene, ma quindi insomma sei approdata nel mondo poi dell'illustrazione, diciamo, da una professione che era, mi sembra, quella là di gallerista. Tu lavoravi in una galleria d'arte? Sì, facevo Ah, l'assistente in una galleria d'arte ok. contemporanea, Beh. però sì, perché ho fatto l'accademia e in realtà ho lavorato un po' come artista, però non era proprio il mio, cioè come se quella parte appunto illustrativa che si discosta un po' dall'arte in senso stretto, cioè mi mancava, quindi ci ho messo un attimo per focalizzare. E quindi ho lavorato prima in un museo e poi in una galleria e poi ho capito, mi sono licenziata.
No, Sì. beh, come spesso succede, appunto, quando si capisce che la strada è un'altra, perché non buttarsi, no? Poi mi sembra che insomma sia andata bene perché ormai sei un'illustratrice appunto che lavora all'estero, tanto anche in Italia, hai fatto dei graphic novel, insomma, ti muovi in tanti ambiti diversi, quindi immagino che per te sia stata poi una scelta azzeccata. Sì, è stata una scelta azzeccata e doveva funzionare per forza, mettiamola così. Perché secondo me finché sei molto giovane ci provi, però tentenni un attimo, invece quando c'hai una certa età dici o proprio deve assolutamente funzionare perché ed è andata così. Bene, bene, bene. Allora, io come con tutti gli altri ospiti vado un attimo a googolare, insomma, il tuo nome per vedere anche che lavori escono e tutto quanto. E quello che un po' mi salta all'occhio, appunto, è quando mi si aprono le tue immagini, appunto, googolando il tuo nome, vedo delle immagini molto compatte, cioè con delle palette sempre molto omogenee e anche comunque in tema di soggetti vedo tante figure femminili, corpi anche appunto di uomini anche, e tanti animali, delle scimmiette. Sì. Come sei arrivata ad avere questo stile così omogeneo? Perché poi il tema dello stile è quello che chi sta imparando, insomma, l'illustrazione, chi si sta approcciando alla professione, è un po' un obiettivo, quello di avere uno stile riconoscibile. E tu penso che, insomma, hai trovato il tuo. Come ci sei arrivata? Ma facendo come tutti tantissime prove, all'inizio facevo dei collage digitali. Quindi ero partita proprio per un'altra strada. E poi piano piano ho capito cosa mi piaceva tanto il segno, gli outline, guardando altri illustratori che mi piacevano, guardando cioè, un po' di riferimenti, non so, anche artistici. Quindi affinando sempre di più, poi uno insomma approda, ci avrò messo circa un paio d'anni per trovare quello che mi soddisfaceva, cioè che poi insomma è sempre per un periodo, poi di nuovo ti stufi e cerchi Certo. qualcosa di altro, però effettivamente ci sono molte cose ricorrenti, tipo la palette, Sì, ci sono no, beh, quello. sempre i verdi acqua, i toni più caldi sul rosa, il rosso. Sì, sembra proprio che tu vai a piccare, no? Termine tecnico, sempre i tuoi colori, cioè sono proprio quelli riconoscibili, un po' come tutti gli illustratori, no? Abbiamo tutti un po' quei colori a cui siamo affezionati, però appunto è una Sì, cosa che salta sì, sì. molto, molto all'occhio e tra l'altro salta anche all'occhio un po' questo stile esotico, orientale quasi, perché chi non lo sapesse, insomma. Elisa è italo-thailandese, quindi appunto come riesci a trasportare anche un po' quest'area di Oriente nei tuoi lavori? Appunto, sono stata per la prima volta in Thailandia quando avevo 4 anni, quindi probabilmente qualche cosa a livello visivo, Certo. inconscio, sì, è rimasto. Mi piacciono tantissimo le pitture murali thailandesi, che sono molto, molto descrittive, con tanti particolari, molto dettagliate. Che si Quindi, differenziano appunto. comunque per esempio dall'arte cinese o quella giapponese? Sì, c'è sempre molto tratto, però sono un po' più descrittivi, ecco, sono un po' più descrittivi. E anche i cicli delle pitture del Palazzo Reale, per esempio, sono simili agli affreschi di Giotto, con la narrazione di tante scene che avvengono contemporaneamente, per cui il protagonista è in più spazi e in più tempi diversi. Però nella stessa scena, quindi insomma un po' così. E poi vabbè, i colori anche, a volte saturi, sempre Sì. legati a questa luce tropicale. No, no, ma infatti è un po' come viaggiare quando si vedono le tue illustrazioni. Comunque ti danno un po' quell'idea di viaggio, di un posto magari sconosciuto a cui ci si vuole approcciare, magari.
Ci si incuriosisce anche vedendo le tue illustrazioni, magari si vuole capire cosa c'è dietro a quel riferimento, magari visivo, che tu hai inserito in alcuni disegni. Quindi per questo, insomma, ti facciamo sicuramente i complimenti. E poi, per esempio, una cosa che volevo approfondire con te, ho visto che lavori molto appunto con l'editoria estera. E molti si chiedono come si può arrivare, per esempio, a lavorare a questo, appunto, con editori o con magazine che sono all'estero, e se è facile magari contattare degli art director e poi che soddisfazione magari ritrovarsi appunto su un quotidiano appunto famosissimo americano. Insomma, raccontaci un po' questa tua esperienza. Ma sì, devo dire che per tanti illustratori è una specie di sogno quello di essere pubblicato all'estero da una grande testata. Non, a volte mi è successo, ero agitatissima per la pressione che poi mi autoimponevo in qualche modo, no? Perché ti Ah, viene proprio ok, certo, quando l'ansia. ti commissionano un'illustrazione, diciamo, in poco tempo, perché comunque devi dare il massimo appunto in un tempo molto ristretto. In un tempo ristretto, e certe volte ti complichi la vita da solo perché vuoi fare di tutto, vuoi fare il capolavoro della vita L'illustrazione e della poi vita. Cavolo. esatto. E invece a volte semplificare è la cosa migliore. Ma quindi ci Ma sono queste situazioni in cui ti chiudi poi in casa, nel tuo studio per ore finché non realizzi questa immagine? beh, sì, questo succede spesso, però in realtà io non lavoro con nessuna agenzia, per cui ho trovato le mail in Ah, vabbè, internet e ho provato a mandare ok. Ma e poi possiamo a dire che è volte. tutto, cioè, non è vero che è così difficile, perché poi è la stessa cosa che mi diceva anche Sara Mazzetti quando ci eravamo incontrati al festival appunto di Tumulto Creativo. Lei mi aveva detto: ma no, io ho trovato le email e ho scritto, insomma, niente Sì. di così Sì, no, incredibile. infatti uno scrive, poi magari non ti rispondono subito, però nel momento in cui servi e sei nel loro archivio ti scrivono, te ti prende un collasso Ah, aperta la cavolo! mail. Qual è stato il primo giornale importante che magari ti aveva contattato? È il New York Times. Ah, cavolo! Beh, che soddisfazione, Ce n'è un altro che è. Non, è molto, di cui è molto brava l'art director, che è plan sponsor, eh? che in realtà tratta di investimenti, di robe pallosissime, però un'immagine grafica molto molto bella. Beh, E bella però questa quello è cosa stato di scritto. contrasto, sì. Sì, molto, perché essendo appunto l'argomento molto pesante, ci sono sempre queste immagini che sono molto evocative. Come se fossero delle piccole storie concentrate in un'immagine. Ed era molto nelle mie corde, per cui mi sono buttata e ho detto adesso provo a scrivere, vediamo. E devo dire che insomma è andata bene in quel caso, quindi ed è stato il primissimo. Ti inviano un articolo, tu fai e da quello, diciamo, trai spunto per l'illustrazione, immagino. Sì, ti mandano l'articolo, però in realtà poi l'art director, quando è brava, ti condensa in una frase molto breve il Ah, ok, senso e perfetto, quindi lavori direttamente su quello, che è certo. molto più semplice, No, altrimenti ti beh, perdi. giustamente, anche perché poi perdi anche tempo a tradurre, immagino, insomma, no, no, beh, devi capire il senso dell'articolo, poi l'art director, insomma, è il suo lavoro, quindi giustamente ti deve dirigere, è Esatto. giusto così. Per esempio, per chi si volesse approcciare al mondo appunto dell'illustrazione, quali sono, non so, i consigli che vorresti dare, anche perché adesso anche il mondo dell'editoria sta vivendo, vedremo poi dopo tutto questo blocco di quarantena da Covid, cosa succederà un po' nel mondo dell'editoria, perché magari ci potrebbero essere anche delle ripercussioni a livello proprio strutturale e di opportunità di lavoro. Comunque, diciamo, per un giovane illustratore, quali sono appunto dei consigli che tu vorresti dare? Ma cercare sicuramente la propria identità visiva, perché quella è fondamentale
per riuscire a lavorare in modo continuativo per cui la gente ti possa chiamare esattamente per quello che sei. Non demordere perché ci vuole parecchio tempo all'inizio, se uno vuole, sì, se vuole trovare, almeno per me è stato così, perché non venendo da nessuna scuola specifica, non avevo veramente contatti, cioè ho iniziato da niente, non avevo neanche un sito. Quindi appunto i miei 2 anni sono serviti a quello, per crearmi il mio portfolio, per riuscire a trovare dei contatti. E quindi, insomma, poi magari se uno frequenta appunto una scuola, adesso sono più professionalizzanti di quella che magari ho fatto io, che è un'accademia di belle arti. E poi, non lo so, bisogna buttarsi, Vabbè, dai, un po' di perché fortuna nella vita poi ci vuole, no? a voglia, quello senza dubbio, quello senza dubbio. Sì, Sì. quella è una cosa che non manca, che non deve mancare poi fondamentalmente, insomma. Un po' di fortuna, sì, no, di intraprendenza sicuramente, di voglia di fare, anche di soffrire, stringere i denti, no? Come dicevi tu, bisogna anche aspettare il momento giusto, non è che arriva tutto Sì, in poco tempo. e poi secondo me bisogna farlo con costanza, cioè non relegarlo ad una parte della giornata pensando di poter fare anche un altro lavoro. Cioè se uno decide di fare questo deve diventare totalizzante. Dici, quindi nel frattempo non si possono portare le pizze a domicilio? Vabbè, magari sarebbe meglio di no, però se uno poi deve comunque tirar su un po' di soldi, dai. Sì, no, infatti, vabbè, io perché mi ero licenziata, per cui avevo la liquidazione del lavoro precedente. E Ah, quindi, ottimo, cioè proprio esatto, meglio di cioè così. mi sono concessa un po' di tempo. Cavolo. Ovviamente non avrei potuto farlo in un'altra condizione, No, ecco. certo. Ma senti, a questo punto, Quindi. visto che ti sei licenziata da appunto una galleria d'arte, dici quali sono le differenze tra il mondo dell'arte contemporanea e il mondo dell'illustrazione editoriale, per esempio, del mondo dell'illustrazione per ragazzi? Cioè, questo mondo dell'arte contemporanea sembra sempre un po' un mondo inaccessibile, non si capisce bene quali siano le dinamiche all'interno delle gallerie. Tu che differenza hai trovato? Ma guarda, alla fine le gallerie sono un po' come le agenzie per gli illustratori, Ok, certo. cioè rivendono, cioè vendono le opere e si prendono a percentuali, Ah, sì, certo. Che cioè funziona un po' così è e poi il quindi. 50% poi. No, o forse anche di più? Sì, No, 50. no, no, di solito sì, di solito il 50% sulla vendita dell'opera. Beh, Sì, assolutamente. allora fa Ma capire che, insomma, le gallerie contano non poco. contano non poco, almeno fino a un po' di tempo fa contavano molto, perché poi come gli agenti vanno alle fiere e portano il tuo lavoro, le gallerie fanno la stessa cosa, vanno nelle fiere specializzate con il loro stand e fanno vedere il tuo lavoro anche all'estero e quindi. Certo. Insomma, E un artista italiano che ci vorresti consigliare? Ah, ma io adesso sono dipartissima, Ah cioè mio sì? marito è un artista. Ah vai, ma dici subito allora. Vai, vai, dici, dici. Ok, Chiama Luca Pozzi. cercatelo tutti subito. Comprate una sua opera. Quant'è? Costa tanto una sua opera oppure. Beh, non è un mondo paragonabile Ah, all'illustrazione. ok, quindi bisogna spendere un po' di soldi, ci stai dicendo. sì, Ah. rispetto, cioè i prezzi dell'arte in generale sì, non sono paragonabili a quelli Ok. appunto dell'editoria, quindi siamo su un altro registro, però vabbè, insomma. Ma è vero che un po' gli artisti contemporanei se la tirano. No, io devo difendere Ah, assolutamente ok. la categoria. Fantastico, va bene, va bene. No, ma poi lavora con la fisica teorica, quindi Ah, in realtà. Sì. Ecco. ok, molto molto interessante. Andremo subito a cercare qualcosina.
Bene, allora, dopo questo excursus nel mondo dell'arte contemporanea, no, volevo soltanto chiederti qualcosa sui tuoi due graphic novel, credo due, non lo so, perché io me ne, adesso ne ricordo due, magari ne hai pubblicati di più. No, no, sono due. Ok. E sono Papaya Salad, che è appunto edito da Bao. Ed è una storia che appunto racconta. Anzi, diccelo tu di cosa parla Papaya Salad, senza che faccio io il riassunto. È una storia familiare del mio prozio thailandese che ha fatto questo viaggio negli anni 30-40 dalla Thailandia, è venuto in Europa in un periodo molto poco felice perché è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale. E quindi è una specie di diario di questo suo viaggio che incontra la mia vita, perché insomma la premessa è un pranzo di famiglia quando ero piccola. E quindi è stato sì un libro molto 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 sentito a Bello. livello emotivo, sì. Beh, certo, se parla di cose vissute, insomma, i libri che parlano appunto di cose vissute sono sempre più emozionanti, poi anche da realizzare, perché non è facile realizzare cose che parlano di noi, in prima persona, no? Sì, poi non avevo mai fatto fumetto in vita mia, quindi Ah, perfetto, è un debutto facilissimo allora. esatto. Vabbè, però mi sembra che tu hai trovato un giusto equilibrio, no? Tra fumetto e illustrazione. Cioè, l'ho trovato molto, molto elegante nel senso come realizzazione. È sicuramente uno stile nuovo, ecco, cioè è sicuramente al passo con i tempi. Cioè, l'ho trovato molto, molto moderno perché non è proprio il fumetto classico. Secondo me, appunto, sei riuscita veramente a trovare un buon equilibrio appunto tra fumetto e immagine illustrata, un po' Ah, come, grazie. sì, come la immaginiamo, cioè nel senso di illustrazione editoriale, ecco. Ma perché ho poca conoscenza del No, fumetto. ma non è stato appunto secondo me una cosa negativa, ecco. Anzi, secondo me ti ha dato quella cosa in più, quella cosa un po' differente, originale, ecco. Ok, allora adesso dici la ricetta della papaya salad. Io ti posso dire quella della carbonara, però dai, quella si sa più o meno. Però velocemente, che ne so, come si fa una buona papaya salad by Elisa Macellari? Ma allora, innanzitutto è tutto crudo. L'ingrediente principale è la papaya acerba. Sì, esatto, quindi è la papaya quando è ancora bella verdina, ed è anche, cioè non è morbida, è piuttosto croccante. Si taglia a striscioline e poi ci si aggiungono tutti i condimenti e tutte le spezie. Quindi ci si mette del peperoncino, tutto quanto in un mortaio, Ah, vabbè, si quindi mette abbastanza insieme. semplice da realizzare. Sì, è semplice. Magari stando in Italia non tutti gli ingredienti sono facilissimi da reperire, però ci si mette la salsa di pesce, ci si mette un po' di zucchero di palma, si mischia tutto, lime, eccetera, eccetera, ed è fatta. Quindi è abbastanza Vai, semplice. vai. Sì. Vabbè, per chi è di Roma, diciamo, possiamo dire tranquillamente, dovete andare praticamente nella zona di Piazza Vittorio, Esquilino, dove c'è il mercato dell'Esquilino, lì troverete sicuramente tutti gli ingredienti per fare questa papaya salad. E invece una domanda sul tuo altro graphic novel che parla dell'artista giapponese Kusama. E qual è la caratteristica invece magari più che ti ha messo più in difficoltà appunto nel portare la vita di quest'artista in un fumetto, in un graphic novel? Cioè, come sei riuscita a dare personalità a questa grande artista? Ma intanto spero di esserci riuscita. In realtà c'è tantissimo materiale su di lei, perché è ancora vivente, ha 91 anni, Sì, vive a assolutamente. Tokyo, sta ancora facendo tantissime mostre, ci sono documentari, c'è una sua autobiografia che per me è stata fondamentale come testo di ispirazione, Ispirazione. per cui sì, le sue parole. Ci sono, come dire, già ti parla quello, per cui ho cercato di trasporre visivamente quello che, insomma, il suo pensiero. Non mi ha messo particolarmente in difficoltà, cioè l'ho amata molto.
Beh, lei è un personaggio che effettivamente è veramente incredibile, ha una personalità che poi secondo me si scopre soprattutto se si conosce la sua vita, tutto quello che ha passato, ecco, da quando era piccola ad oggi, allora lì capisci anche la sua arte, cioè lì praticamente la sua arte si proprio mostra al 100%, però devi Sì. E conoscere la sua storia. poi ha questa duplice personalità che a volte sembra molto infantile, però è anche dei lavori molto sofisticati, per cui è sempre così, è oscillante. E rispetto anche ai suoi problemi psichiatrici e tutto quanto, l'ho amata molto come. Bene, bene. Beh, devo dire, insomma, hai lavorato su tantissimi progetti super interessanti, quindi bene, bene, ottimo. E siamo arrivati al punto dei consigli, quindi ultimi consigli finali, cioè un libro da leggere, un disco da ascoltare mentre si lavora. Sappiamo che noi illustratori quando lavoriamo ci mettiamo spesso musica che non possiamo troppo anche rivelare, perché magari ci ascoltiamo anche quei gruppi che facciamo finta di non conoscere. E Ovviamente, ovviamente, ovviamente. beh, come tutti. Magari appunto poi ci dirai anche il tuo artista che non vuoi magari non pubblicizzare, ecco, senza. E poi abbiamo detto un libro, un disco e mi manca un film da vedere. Sì, allora il disco a me piace molto una cantante che si chiama Neka. È scritto con due N iniziali, Ok, ed è la una conosco. cantante nigeriana e fa una specie di hip hop reggae. Ok. E c'è un disco del 2008 molto bello. Poi il libro, il mio solito che cito, è l'Aleph di Borges, che è proprio. Credo di Vabbè, averlo letto a è la tua 18 anni. Bibbia. Sì, esatto. E il film che ho visto e mi è piaciuto tantissimo è stato Parasite, che è Ah, uscito vabbè. l'anno scorso, Certo, sì, bellissimo. del coreano Come no, certo. Ha vinto tutto Bong quello che c'era da vincere in Joon-ho. Esatto. termini di Oscar, Cannes. Vabbè, sì, un filmone, filmone, che è già un classico, è uscito da 2 anni, ma è praticamente già un classico. Chi non l'ha visto, correte, correte a vederlo. Bene Elisa, allora siamo arrivati alla fine di questa puntata, è volata, praticamente il tempo sta volando. Io ogni volta che aggiungo podcast vedo che il tempo di registrazione si allunga, arriveremo più in là, arriveremo a podcast di un'ora, chiacchierate infinite con appunto tutti questi Ma creativi. poi in tempo di quarantena Quanto tempo! Ma si parla infatti, anche meno, no? Quindi è vero, si è ha vero. voglia di condividere di più. Beh, è vero, è vero. Vabbè, allora, quando vuoi chiamate, anzi, quando volete chiamate Elisa, ci fate due chiacchiere, sul podcast troverete il suo numero. Dai, allora, grazie Elisa e auguri veramente per tutto. Grazie a te. Grazie, a Ciao, presto. buona Ciao, serata. ciao, ciao. Ciao, ciao.